Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono TonyGamer17. Ragazzi, allora siamo qui su Titanfall 2, dove vi mostrerò i veri dettagli, le vere caratteristiche, cioè proprio quelle necessarie per far anche partire un gioco se per caso avete dei problemi. Ad esempio, come potete vedere in alto a sinistra, quelli sono le temperature, i frame al secondo del gioco. Abbiamo anche la percentuale e anche quanta RAM si prende il gioco. Ok. Allora, secondo me la CPU nel case sta dicendo aiutami! Come una gatta in calore che sta scoppiando, ma sicuramente con Titanfall 2 con una temperatura di 58-57 gradi centigradi. Ah, caspita, cioè, è saltata subito a 65 in un colpo. Forse per colpa della pasta termica del dissipatore che ho. Diciamo che non ho un dissipatore a parte che ho comprato direttamente il dissipatore. Cioè sto usando quello che è uscito direttamente con la CPU. E sì, ho sbagliato. Dovrei comprarmi un nuovo dissipatore. Allora, come potete vedere, ho fatto un video dove mostro le performance di tutto, i veri risultati, i progressi del gioco. E direi che non è affatto male. Diciamo che gli FPS sto registrando cioè a 1080-60 fps, però con dettagli molto alti. Però più avanti vi mostrerò anche le caratteristiche originali senza la virtualizzazione verticale, che sarebbe il VSync. Ok, ora non devo fare altro che andare sul video. Ok, triplo buffer disattivato, VSync dimezzato, disattivo. 8 per non ti assi. Nessuna ti. No, no, mettiamone 8, sì. 8, sì. Ok, tutto alto, 1080 e voilà! Signori, 144 fps, la temperatura della CPU. Ok, non ci basta che proseguire e vedere se la CPU, la temperatura scende, sale. Però, quello che vi voglio dire è che ho un Ryzen 5 3600, di terza generazione. Scheda video 1660 Super e direi che non è affatto male la temperatura, stiamo sui 74 centigradi, ma se voglio posso anche abbassarla, basta che prendo un ventilatore e faccio raffreddare sia la CPU che la scheda video. Ok, è un gioco parecchio pesante e sto anche giocando con prestazioni ottimali. E che dire, mi piace moltissimo giocare con più di 100 fps, mi bastano, cioè molto fluido vado con Full HD, 1080 eccetera, quindi niente. Con la temperatura, ok, con le RAM invece all'incirca stiamo sui 7-15 giga. Di che mi devo lamentare? Ok, che dire? Oh, attenzione, perfetto. Allora, che dire? Questo è tutto. I dettagli sono questi, anche se voglio scaricare texture oppure altri dettagli altri, però vi consiglio di condividere questo video per chi è interessato. Se riesco a salire, dai, sali, perfetto. Ok, se potete condividere questo video con i vostri amici che adorano queste cose, tech oppure test sui giochi, se loro poi. Oh, signori, è arrivato a 80 gradi centigradi, è maledizione, per fortuna. Sto sempre sotto gli 80, anche sotto i 70 adesso. Quindi, se ai vostri amici piace giochi del genere, non so, uno sparatutto FPS. E che ne so, dicono e si lamentano dicendo io voglio mettermi questo gioco però non ho le prestazioni giuste. Prestazioni giuste? Io sto usando una 1660 Super e vado alla grande, cioè io posso giocare tutto, però
Non vorrei giocare a 1440p, se no è un casino, eh. Un casino. Quindi, scusate se parlo troppo, è solo che mi viene la voglia di parlare perché a me piace parlare. Quindi, oh, merda, sono morto. E niente. Se ti è piaciuto questo video, lascia like. Se sei interessato a questo canale, iscriviti. Attiva anche la campanellina. Se vuoi vedere altri tipi di video come questo. Basta, ho messo una scheda in alto a destra se vuoi continuare a vedere questi video, se ti interessano. A me questo mi interessa. Se vi interessa anche a voi, ok, continuo a portarti. Ok, adesso questo lo faccio fuori, questo grassone insieme a questo scudo, ma che cazzo? Butto la terra, dai, faccio fuori questi soldatini. Dov'è l'altro ciccione? Quel ciccione, mamma mia, muore sto ciccione. La faccio vedere io, gliela faccio vedere. Boom. Prendo questo mitra e me ne vado. Ok, direi che il gioco è fatto. La temperatura è quella. Il test è stato fatto. E direi che stiamo una favola, signori. Stiamo una favola. Quindi, se hai una 1060 super, oppure una 1650 normale, oppure una 1650 super, ti consiglio di metterti Titanfall 2 e ti consiglio anche di vedere i requisiti di sistema. Quindi grazie tante per questa visione.